Buongiorno e buon lunedì 20 settembre 2021. Io sono Samuel Piana e vi do il benvenuto in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa, mettendo al centro il territorio. Oggi torniamo a parlare di qualcosa che speravo fosse una botta di caldo o un momento di riflessione sulla gestione del territorio, ma che non diventasse una potenziale attrazione turistica. Stiamo parlando della passerella del Lago d'Orta, proposta da un noto albergatore per sviluppare i flussi turistici e i potenziali guadagni economici. Tutto bene, il comune di Orta ha sottolineato che non ce n'è bisogno e quindi sembrava essere andata di nuovo a scemare questa idea della passerella. Purtroppo la situazione sembra riprecipitare nel gorgo della problematica della strategia di sviluppo territoriale. Perché? Perché due comuni, in particolare il Gozzano e il comune di Omegna, sembrano essere interessati ad avere una passerella e quindi a sdoppiare l'idea. Torno a ripetere le problematiche che abbiamo già visto in un altro video che vi metto in sovraimpressione da qualche parte. L'articolo della stampa invece ve lo metto in descrizione. Qual è la strategia che vogliamo di sviluppo territoriale? Qual è la strategia turistica che vogliamo per il Lago d'Orta? Qualcuno ha sottolineato nei vari meandri social lettura dei cosiddetti ben informati del territorio, che sia una questione prettamente politica, di dimostrazione muscolare di alcuni partiti, può essere. Io da tecnico mi soffermo solo sulle cose tecniche, e cioè ancora una volta mi manca una strategia di marketing, ancora una volta manca una strategia di sviluppo del territorio, ancora una volta operatività supera ciò che in realtà vorremmo per questo lago nei prossimi anni. Ma non solo, dobbiamo tenere presente che lo sviluppo di queste attrazioni porta overtourism e soprattutto porta a un passaggio che fino ad ora è rimasto un po' silente e che è ora di iniziare a sviscerare, cioè il concetto di sostenibilità non tanto ambientale quanto intergenerazionale. Sì, proprio nei prossimi mesi sarò invitato in diversi convegni di caratura internazionale, più o meno uno al mese da settembre a dicembre, quindi potete capire anche lo sforzo riflessivo che sto implementando nello sviluppo di questo concetto di sostenibilità intergenerazionale. Perché? Perché facciamo un esempio concreto. Bamberg, come tante altre aziende del casalingo del reparto rubinettaio, hanno dato per anni e stanno dando ancora, per certi versi, migliaia di posti di lavoro. Ed è normale che la generazione precedente, vedendosi sgretolare tutte, e dico tutte, le certezze che si avevano a livello economico, finanziario, dettate dal mondo del lavoro, ricercano per i giovani millennial, quindi per le giovani generazioni, uno stato di nuovo comfort, e quindi vedere scemare il reparto industriale è un momento di grande crisi generazionale. Dall'altra parte però dobbiamo sapere che le giovani generazioni, millennials, generazione Y, generazione Z, in realtà stanno ricercando qualcosa di diverso, dei benefit, proprio perché a livello socio-economico sanno che saranno assolutamente con livelli di stipendio, di guadagno inferiori alle generazioni precedenti, ricercano benefit di diverso tipo. Benefit di qualità di vita, benefit a livello ambientale, benefit a livello sociale. Quindi ecco tutti i welfare aziendali che stanno nascendo come funghi. È chiaro che in questa dicotomia rimane un grande sfilacciamento. La catena si è rotta
qual è la catena del valore per una generazione che ormai sta uscendo dal mondo del lavoro e che sa dovrà aiutare le generazioni successive, perché non ce la faranno, nonostante la ripresa economica sbandierata dal Premier Draghi, che io ho già definito di breve periodo, quindi sarà un riacceso di fiamma, ma poi avremo di fronte anni di crisi nuovo. Quindi ci dovremo preparare ad anni dove le nuove generazioni saranno in difficoltà e cercheranno una qualità di vita diversa, forse più contatto con la natura, forse più esperienziale e meno legata al dio denaro. In tutto questo c'è da anche conteggiare che cosa può dare l'Italia e le sue regioni e le sue ramificazioni locali a questo turismo, che abbiamo già definito negli scorsi video deve essere un turismo sostenibile, un turismo che non lavora sui flussi economici. Ecco perché l'operatività, l'idea in sé della passerella può essere un'idea buona o cattiva, ma è un'azione, diciamo così, operativa, che non è guidata da una strategia, se non quella di aumentare i flussi economici, ma è parziale, è una strategia assolutamente parziale. Va rivista, appunto, questo emblema, questo modus operandi dovrà essere rivisto con le richieste delle nuove generazioni. Nuove generazioni che appunto vogliono una immersività e un'esperienzialità molto più forte. E da qui collego il secondo tema. Secondo tema che è legato a come la comunità vuole autorappresentarsi. Abbiamo sul territorio del Lago d'Orta, ma in tutta Italia, grandissimi musei e piccolissimi musei, musei etnografici, musei scientifici, musei della letteratura e tanto altro. Però abbiamo ancora delle esposizioni spesso legate agli anni 90, all'oggetto che può essere proposto nelle sue più svariate forme, e quindi abbiamo la serie dei rastrelli che coprono un'intera parete, un po' come le Wunderkammer dell'Ottocento, le Camere della Meraviglia, che però ormai le giovani generazioni fanno fatica a leggere. E allora ecco che la gamification può essere un aiuto, quindi il mondo del videogioco, il mondo ludico può essere un aiuto nella lettura dei fenomeni di una società. Beh, se pensiamo a Minecraft, che ha riproposto una cittadina della Toscana, un paesello della Toscana, e come è stata ambientata la storia all'interno del paesino della Toscana, ha permesso a molti giovani giocatori di Minecraft di ricercare questo paesino della Toscana e di scoprire delle bellezze della Toscana davvero interessanti. Quindi è un'occasione, il gioco non è solo e soltanto per i più piccoli, ma diventa un modo per imparare. Ma non basta, dobbiamo pensare anche alle nuove tecnologie, alla loro immersività. Durante appunto Musei Emotivi, che si è chiuso venerdì scorso, ho potuto vedere quanto la comunità scientifica stia studiando anche modalità di immersione 3D nei musei. In un momento di pandemia non posso andare al museo, ecco che allora la visita guidata online diventa forse l'unico strumento. Però dobbiamo sapere che la visita guidata online non è la visita guidata in presenza, che la guida turistica online, che dovrà raccontare online il museo, la collezione, ha un'opportunità che invece la visita guidata in presenza non ha: tempi più lunghi, maggiore profondità nella lettura magari di un singolo particolare di un quadro, grazie alle fotocamere che possono zoomare, ai robottini che possono arrivare vicino alla telecamera.
oppure all'immersività attraverso Oculus e forme di visori che mi permettono di vivere un'esperienza totalmente immersiva senza per forza muovermi nello spazio. E le camere, le telecamere puntate per la lettura del 3D possono però darmi anche delle letture più ritmiche, quindi l'opportunità di sapere se ho lo stupore, l'emozione dello stupore in atto attraverso i battiti cardiaci piuttosto che le pupille dilatate. È un mondo che si avvicina finalmente, si propinqua nel mondo della cultura in maniera spesso troppe volte diciamo così improvvisato, in particolare in Italia, ma che se gestito con scientificità può darci una lettura innovativa del nostro immenso patrimonio culturale. Bene, con questa ultima riflessione vi do degli appuntamenti dove poter ricordare che Land Explorer è in attività. Il primo è sabato 25 settembre alla mattina su YouTube, verrà trasmesso sul canale della SIAC, verrà trasmesso le sessioni solamente in plenaria dei panel realizzati dalla Società Italiana di Antropologia Culturale. In particolare sabato 25, il convegno dura dal 22 al 25 ed è a Roma, all'Università della Sapienza, ma il 25 avrò il piacere di far parte di uno dei panel più interessanti legati allo sviluppo museale realizzato dall'associazione Sembidea. Quindi vi invito a seguire che cosa racconterò, in particolare porterò l'esperienza di Gravellona Toce, dell'Associazione Archeologica Culturale Felice Pattaroni e di come abbiamo gestito in anni di pandemia non solo il passaggio intergenerazionale all'interno dell'associazione, quindi il rendere protagonisti le giovani generazioni, ma anche come ingaggiare da lontano il potenziale visitatore con quiz, dirette e una specifica modalità di fare rete con il settore turistico. Sempre durante la settimana uscirà anche il secondo articolo di Viaggiatori Ignoranti. Saremo molto probabilmente a Brolo, il paese dei gatti, capiremo perché si chiamerà così e ovviamente verrà organizzata una visita guidata a tempo permettendo domenica 26 alla scoperta di questo paesino posizionato sulla sponda occidentale del Lago d'Orta. Bene, se siete arrivati fin qui sapete che cosa dovete fare: mettere un bel like, iscrivervi al canale, condividere i contenuti dell'Explorer su varie piattaforme e social, e non ci rimane che darci appuntamento alla settimana prossima.